Immaginate un mare che si trasforma in un palcoscenico di pura adrenalina, dove ogni onda è una sfida e ogni curva una prova di coraggio. Cervia diventa l'arena di un confronto mozzafiato. Il campionato mondiale WIM di offshore classe 3D 5000 è tornato in Italia e la terza edizione del Grand Prix Offshore Città di Cervia sta per scatenare una tempesta di emozioni. Con la barca Blu Banca pronta a vincere il mondiale, ci prepariamo quindi a vivere ogni istante dell'ultima gara con il cuore in gola. Riviviamo la magia degli anni 90, quando i motori erano campioni e le onde dell'Adriatico erano sfide da conquistare. I piloti, eroi moderni, affrontano queste acque impetuose con una miscela di audacia e determinazione, svelando i segreti di uno sport che è un equilibrio perfetto tra potenza e tecnica. L'imbarcazione è un Victory, viene fatta a Dubai, in carbonio. Mediamente è una barca che pesa 1950 kg, deve rientrare con 1950 kg, compreso il peso dei piloti. La velocità massima è intorno ai 108 miglia. Li può fare sia col mare mosso che col mare liscio. Dai, dai, andiamo! 3, 2, 1... Quest'anno c'erano 12 imbarcazioni, 11 perché una non ha partecipato, di parecchie nazioni, ci sono i svedesi, i finlandesi, i norvegesi, i francesi, i belga e anche tre team italiani. Funziona con 6 manche dislocate in varie location. Si fa il primo giro di ricognizione. È molto importante prendere riferimenti a terra. Per esempio, sulla linea di partenza, che è importantissima e pericolosissima perché partono tutte le barche assieme, io 2 giorni fa avevo San Marino. Questa mattina con la foschia San Marino non ci stava più, per cui mi sono dovuto trovare un riferimento a terra, perché nel momento in cui si gira e si parte lungo il tiro, potrebbe essere vincere o perdere una gara e indirizzarsi nella direzione sbagliata. Questo è il quinto mondiale che ho vinto e sono molto soddisfatto. Abbiamo vinto 6 gare su 6, 2 a Rodi, 2 ad Arendal in Norvegia e 2 qua a Cervia. E ho cambiato il copilota, che è Tommaso Polli. E lo conosco da circa 30 anni, abbiamo corso anche se in team diversi in classe 1. E ci siamo rincontrati per caso l'anno scorso. Abbiamo fatto questo sodalizio. Devo dire che lui è un bel grand driver. La famiglia Polli comincia nella figura di Edoardo Polli, che è mio zio, a metà degli anni 80, invitato da Stefano Casiraghi. Erano amici, Stefano già correva. Da lì a 2 anni dopo nasce il Rainbow Team, il Rainbow Bears, si separano, ognuno va per il suo cammino e devo dire che gli anni 90 sono stati anni strepitosi per la motonautica. La famiglia Polli aveva una presenza importante con 4 barche alla partenza, era un team molto importante di quegli anni. Vuoi sapere un segreto? Ci teniamo come pazzo a vincere oggi. Quando ero piccino, avevo 12-13 anni, andavo sui campi gara e correva mio zio Edoardo, correvano i miei fratelli grandi, Vincenzo e Leonardo. E Vincenzo, che era il mio idolo, ci tengo moltissimo a dedicare questo primo mondiale a lui e non ultimo Massimo Rossi, figliolo di Stefano Rossi, il nostro meccanico, che ha perso la vita poco più che ventenne. Questo mi tocca particolarmente perché Stefano non è mai più riuscito a venire su un campo gara. Ma vederlo piangere all'arrivo con la bandiera a scacchi, un mondiale vinto così, in cui lui se l'è sentita ritornare sui campi gara, rimettere mano nei motori, dopo quello che è successo, per me è stato molto toccante. L'obiettivo futuro è continuare a vincere, è ovviamente una squadra corse che funziona bene, io funziono bene con Serafino,
finché Serafino è avanti a correre, io me lo voglio portare avanti con la sua carriera. Gli europei che vinci, i mondiali, un po' ti fanno passare questa gioia immensa, ma la passione che mi fa ancora correre dei rischi, se vuoi, perché comunque è uno sport che qualche rischio ce l'ha. Mi piace girare il mondo, mi piace avere il mio team con cui trascorrere le serate dopo la gara, dopo le prove. È comunque come una seconda famiglia per questo sport, per me. Le onde del mare, come un messaggero del passato, ci hanno restituito il campione mondiale della specialità e tracce di un glorioso passato, ma ancora attuale. Ogni scia dei motoscafi riporta alla luce vicende di epoche vicine, evocando gli anni 90, quando questi motori spumeggiavano sull'Adriatico e oltre. Il ritorno di questa disciplina, con la sua adrenalina e le sue sfide mozzafiato, riaccende la passione per un'era leggendaria e ci prepara a nuove appassionanti avventure sul mare, tra testa a testa mozzafiato e grandi arrivi in volata a braccia alzate.